Buonasera a tutti ragazzi, eccoci di nuovo tornati in questa splendida avventura. Dove ci eravamo lasciati l'altra volta? La scorsa volta eravamo riusciti ad entrare nell'edificio annesso, ma non sapevamo cosa fare con quelle bambole. Perfetto, adesso scoprire i nostri eroi scopriranno che cosa di sicurezza. Che cosa bisogna fare con quelle bambole? L'ultima è il fare una, giusto? Sì, è il fare una. Okay, questa pioggia non mi piace. Allora abbiamo raccolto la bambola, sì, però non mi ricordo se abbiamo registrato, che abbiamo solo raccolto la bambola, abbiamo provato a vedere se serviva a qualcosa. Abbiamo raccolto la bambola, sì. Però non sapevo se abbiamo registrato, noi ve lo diciamo. Sì, abbiamo raccolto la star madre e la bambola. E ora dobbiamo andare a vedere le altre stanze. Se dobbiamo andare a vedere le altre stanze. Guarda che c'è l'interruttore. Spegni la luce. Prova a usare l'accendino. Punto esclamativo. Sembra essere finito il combustibile, punti di sospensione. Dove andiamo a trovare l'altro combustibile? Non so, c'è l'altra stanza, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Se appare, siamo nella cacca. Qua anche c'è. Qua c'è l'interruttore e ci sono altre bambole. Quindi se forse. Ci sono altre bambole? Forse. Sì, c'è una bambola! Che cazzo fa? No, l'altra, bellissimo. Allora, forse è una combinazione tipo che servirà a qualcosa, non ne ho idea. Però secondo me non è. E ne ho dato che pure questa tipo non già gli occhi. Quindi questa invece ha gli occhi. Dovremmo trovare gli occhi. Invece nell'altra stanza una c'è un occhio sì e un occhio no. Cioè no, secondo me è una specie di combinazione. Qua invece non c'è nessuno, se la mettiamo quella bella così. Così forse si sblocca qua. Cosa si sblocca un cazzo? Vabbè, andiamo avanti, no? Ho trovato l'oggetto bambola, imbecille, mo. Vabbè, portiamocela presto, forse servirà qualcos'altro. E quindi visto che qui non ma io pensavo che fosse una fosforescente bambola, qui dobbiamo trovare il. Io pensavo servisse accendere a qualcosa. Per questo. No, dobbiamo trovare il combustibile. Prima di tutto io salvo. Sì, sto cercando di fare tutto più velocemente, non so se siete d'accordo, anche questo modo di fare è cambiato. Basta. Ok. Allora, a destra, a sinistra, sopra, a destra, non vado a destra. Ok, vai a destra. Non si apre, meglio così. Guarda. Vabbè, andiamo. Che cazzo che succede? Via. È sempre la stessa, cioè penso. No, ma meno male che è sempre la stessa. E qui abbiamo. Siamo tornati dove prima. Prova a scendere di nuovo, scusate. Vabbè, vado da qua, da là. Salvo. E quindi abbiamo sbloccato. Di sotto? Sì, abbiamo sbloccato. No. Sì, vediamo pure sotto se c'è qualcosa. È spaccato sto muro. Provo a usare. No, non è sabbia, quindi suppongo che c'è vita. Non fosse scheggia di piatto. Niente da fare. Cazzo, vabbè, andiamo avanti. Non voglio aprirla, però devo farlo. La porta è chiusa. Ma come è chiusa? Era l'altra porta che è aperta. Questa. Ah, questa è l'altra, questa, sì. Però andare da quella parte? Ho paura. Ah, non si va chiuso. Vabbè, allora. Allora torniamo dove prima. Però vedi un po' se c'è qualcosa nella stanza. Esamina i bordi. Aspetta. No, ho sbagliato. Ecco. Qua può comparire da un momento all'altro. Immagino per cui. Questa volta non ho fatto così pronto. Cioè, non me l'aspettavo. Dici? Vabbè, esci da qui e andiamo a esplorare adesso la cosa sperando di trovare un altro combustibile. Ma se appare, io dove mi nascondo? Io sto pensando intenzionale a cosa fare, perché non mi ricordo un cazzo, pensavo di ricordare più cosa. Vabbè, io la sono andato, vieni qua. Che cazzo. Accendi l'accendino che non si accende. Accendiamo che non si accende. Punto, non si vuole accendere. Perfetto, va bene. Ok, forse. Sì, meno male che almeno quando è così uno esaurisce le strade in cui andare, ci è rimasto solo sopra. Ah, ma sopra andavamo ancora un cazzo. Però che caspita tutto labirintico, mi scusa. Vabbè, sta chiudendo, grazie. Una lampada. Forse devi fregare il combustibile, no, che cosa? Se lo vai a vedere, magari ha olio, ma non credo. Ho trovato l'oggetto lampadina. Mica fosse. No, magari qualche stacco. Ok, e provo a spostare invece il letto. Il letto non ti sposta. No, provo a spostare questa. Prova a cadere là dentro. Non si cade. E allora usciamo da questa stanza e salviamo. Io sto salvando ogni 2 secondi. Perché ogni stanza in cui vado mi sembra sia passata un'eternità. No, ma a parte quello, io ogni stanza in cui vado ho paura che per subito. Questo che adesso. Il pedo trans, perché adesso c'ha la parrucca. Oh madonna, che cosa è? Oh, diamine! Dove vado? Non lo so. Ma questo
questo no, questo è l'altro, vedi? È quello normale. Chiudi! Che cosa? Che cosa? No! Bastardo! Infame! Non si fa così! Infamous! No, mi sono cagato! Ah, io tutto convinto! Ma poi è girato più veloce ancora! No, vabbè, io, questa è divertente, ce la teniamo questa parte, non la tagliamo. Ma sì, ma anche perché questa parte. Era il file 3 l'ultimo. Sì. Ah sì, non so se hai visto che la freccia va sempre sull'ultimo. Ok, file. Vabbè, io torno indietro al massimo, finché non lo sei. Dobbiamo sì. Quindi quella è la strada giusta per ok, esce dal camion, giusto? Un po' più avanti. Cazzo! Madonna mia. Lo odio. E si vede sotto, sotto, sai. Corri, corri, scappa, c'è la Nemesis. Ah, io ancora non mi sono rotto i pollici. Ah, bene, spero. Bene, si è rotto qua. Meno male. Salta. Mamma mia. Fai tu, dai. Ok, quindi abbiamo capito che quella è la strada giusta, perché ogni volta che c'è un mostro e romperti le palle vuol dire che stai facendo la cosa giusta. Esatto, quindi dobbiamo ritornare. Ah, comunque, non so se l'abbiamo detto già nel primo episodio, ma finita la serie proveremo a utilizzare delle scritte che in pratica abilitano delle parti bonus. Sì, ma non ricerchiamo, non spoileriamo. Vabbè, abbiamo deciso di fare un piccolo extra, non sappiamo neanche se funziona, però proveremo a fare un esperimento. Io so solo che funziona con i soft park. Ecco. Però no, mi sembra che ci siano pure altri. C'è un camino, forse devo usare. Vabbè, l'accendino non l'accendino non funziona. La lampadina non penso. No, credo che tu devi. Quella teiera forse serve a qualcosa. Però c'è la serie là. No, non si esamina. Esamina un po' tutto. E là c'è quel busto lì. Ma sta comparendo. L'ho esaminato, non lo si fa niente. E lì che cosa c'è? C'è un buco. Lì. Vabbè, è lo stesso di qua. No, ma tu parli quel buco là. Forse per caderci di nuovo. Vabbè, non è che io ci tengo tanto a cadere. Credo, ma qualcosa dobbiamo provarlo a fare. E vabbè, quindi qui non c'è un campo. Quindi risalviamo. Allora, forse dobbiamo accendere dopo il camino, sta morta. No, forse dobbiamo salire l'unica strada rimasta. No, nel senso, perché lì c'è il mostro. Sì. Quindi la speranza che si brucia. Oh, una mia! Fissa mi fa. Posso andare davanti? Meno male. C'è una chiave, ma c'è anche un burrone, quindi suppongo che ci debba mettere la cassa dentro. Perché secondo me appare, quindi salve. Dici. Ma che cazzo appare qua adesso? Ma tu non so se hai notato che passo 80 volte di fila. Prova a vedere. Ma c'è il buco però. Ho trovato l'oggetto. Sì! Sì! Ok, adesso proviamo a vedere se sono. Che cos'è? Lampadina. Anzi, accendino. Forse quei fogli che si vedono solo con la luce. Non si vuole accendere. Magari. Bimbi accendino. Sì, sì, sì. Lo devo dire io. Una di quelle cose che forse. No, niente. Vabbè, in ogni caso salva e andiamo a vedere. Ok, prima iniziamo dalle bambole. Sì, vabbè, gli al caminetto. Magari. Basta che facciamo qualcosa, esatto. Però la cambiata potrebbe servirci per bruciare qualcosa. Sì, solo che se compare non so dove andare a nascondere. Accendi il camino. Ma là ci deve buttare qualcosa. Ma che cosa? Un degolino, giusto? La bambola. Che è successo? Ho trovato l'oggetto pietra rossa. C'è la pietra rossa nella bambola. Eh sì, è l'occhio, quindi. Ah, è l'occhio. Quindi. Sì. C'era la bambola senza entrare. C'era una, no, ce n'era una con un occhio sì e un occhio no, proviamo a metterla in quello. C'era una con un occhio sì e un occhio no e c'era un'altra senza nessuno dei due occhi. Vabbè, vediamo un po' che cosa. Ma quelle le stanze erano simmetriche? Salviamo, sì, erano simmetriche. Per questo forse è una specie di combinazione di bambole. Magari devi metterle uguali, devi disporre tutto uguale. Però ne pigliava solo, vabbè, proviamo a vedere. Ok, era lì che cosa c'era? Non l'abbiamo ancora visto? No, abbiamo visto la lampadina. Vabbè, ci serviva la cosa, secondo me ci serviva più tardi. Però adesso. Allora, qua c'era la stanza buia e qua c'erano le bambole. Io provo prima a vedere le bambole. Sì, almeno per le bambole abbiamo un indizio. Quindi andiamo da quella bambola. Ah, allora io proporrei di spegnere la luce e di accendere l'accendino per vedere se cambiano le bambole. Ma prima metti la gemma. Allora. Questa ce l'ha tutte e due. Questa ce l'ha tutte e due. Ok, allora dobbiamo andare via, giusto? Ah, aspetta, spegniamo la luce a sto punto e accendiamo l'accendino.
Di andare vicino alle bambole. Sono uguali. E mi fanno paura. Sempre di più, non è possibile. Vabbè, mi spegniamo la fondino. Perfetto. Non c'è bisogno di spegnere. Salviamo? Esatto. Ah, meno che la pietra rossa non vada usata sul crucivello, comunque ci erano massati, vediamo. Attimo, no. Aspetta. Ma se ne c'eravamo e vediamo un po'. Sì. No, comparirà comunque. Non ce la miserei. Qua c'è tutte e due. Ah, dobbiamo trovarne in altro allora. Quindi dovrebbe esserci qualcosa di simile. Ho inserito la pietra rossa nell'occhio della lama. Quindi metti giù. Ok, mi serviva per forza. Rimuovere no. Ok, andiamo in quella stanza tutta buia. Giustamente. Giustamente. Perfetto. Ok, andiamo. Però mai sicuro che appare che abbiamo fatto un progresso, giusto? Sì. Ecco. Ho paura. Perché ho la sensazione che stavolta non ci siano candele? Aspetta, per ora. Dove va? Ah, una candela! Sì! L'orgasmo mistico. Ai. Ma lui non era morto. No, era morto mica. Takeshi mi sa che è vivo. Speriamo. No, Takeshi era il treno, mi sa, era il treno. Speriamo, perché altrimenti sai cosa succede. Sì, lo so cosa succede. Oh, sei tu Hiroshima. Aspetta, toccami di là. Oh, sei tu Hiroshima! Non spaventarmi in questo modo. Che cazzo ridi, imbecille! Takeshi, stai bene? Sì! Azzeccato. Sì, ma è solo questione di tempo prima che venga catturato da quel mostro. Cosa più pessimista, figlio bello. Non c'è luogo dove fuggire. Esatto. Se solo questo. Se solo io. Se solo tu cosa? Se solo io non avessi suggerito di venire. Ah, ma sei stato tu, allora sei scemo. Sei stop, sciapaura. Spero che ti pigli, brutto. Ciupa. È tutta colpa mia. Lo sai che adesso meriti di morire, sì. O qualcosa del genere. Takeshi, si cazzo, rimango qua a guardare. Ma guarda, è la seconda volta che troviamo sto busto. Non può essere una coincidenza. Quell'armadio ha un colore diverso dagli altri, ho la mia impressione. Sì, quindi credo che tu possa. A questa risposta, però mi sa che ho fatto la cosa sbagliata, perché ora non posso più sparare. No, posso, allora rimettiamo come prima e calcoliamo. Probabilmente dovrei spostarlo in mezzo. Se farà cadere nel buco. O forse. Quale buco? C'era un buco per dove siamo caduti. Eh no, ma l'abbiamo comunque oltrepassato facendo il giro delle porte. Quindi magari dobbiamo farlo cadere sta cosa. Magari c'è qualcosa dentro. Ah, hai ragione, vabbè sì. Entra nel. Prima di tutto vediamo salva così. Quindi qui è un altro posto dove potremmo forse. Eh sì, perché forse è un altro colore, quindi indica che è più progredito rispetto. Vabbè, spostiamo qualcosa e facciamolo cadere così ci togliamo i pensieri. Ok, qua non c'è niente? No. Perfetto. Ok, adesso ho paura. Cos'è? Dai, io salvo. Perché come fatto troppo erano ancora non di nuovo controllato il tempo, mannaggia. Vabbè, dobbiamo vedere. Aspetta. Madonna, ho fatto paura la nostra pausa, ragazzi, breve, molto. Scusate, bene. Scusate un attimo. 13 minuti, minuti eh. Altri 5 vediamo, minuti. No, vediamo giusto se appunto funziona sta cosa, se no. Ok, vai, andiamo. Continuo. Spostiamo questa cosa. Adesso sì, mi ricordo che c'è una cosa del genere. Singolo passo mi fa paura. Il bello di questo gioco, anzi il brutto, è che anche se tu lo conosci, cioè io in parte, perché come vi ho detto. Non si sposta, siamo fuori. E come lo faccio a fare tornare indietro? Mo? Il carico il salvataccio di prima. No, vai indietro. Vengo alla stanza. Perfetto. Ma quindi. Quindi vuol dire che è qui che deve rimanere. O forse la devo spostare qua, qua. Forse devi farlo cadere dalle scale. No, le scale salvano, non. No, 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 no. Ah, capito, da sopra. Mi ricordo che c'era una cosa del genere. Perfetto. Vai. Allora, ragione. Ci sarà forse la pietra dentro. Spero, così almeno poi progrediamo. Che pare. Trovato l'oggetto pietra, sì. Sì, pietra blu stavolta. Da sopra o da sotto apparirà, perché dai sicuro che appare. Non lo so. Tante graziose mani. Okay, io salvo di no, io all'istante devo salvare perché se no. Ok, ok, questa è l'ultima azione che facciamo. Proviamo a vedere se le bambole. Cioè se funziona questa cosa. E poi. E se no ce la prendiamo nel. Chiudiamo. Oh! No, no, ho sbagliato, perché mo dove fuggo? Sì! Sì! Sì!
Io per questo non volevo agitarmi troppo. Sì, ma cazzo, ok, non è... Sì. Io avrei soltanto come te, ma non volevo far cadere. Ah, beh, 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 queste sono le soddisfazioni della vita. No, non voglio rimuovere, imbecille, voglio mettere. E tranquillo. E ora? Che è successo? Ecco! Ho trovato... Ah, il pazzo, stronzo. Salva e file 2. Ok, adesso vediamo se veramente entra in quella cosa e poi vediamo. Veramente, stavolta non mi entriamo. Ok. Che... Si è impiccato! Si è impiccato Takeshi! No, porca troia, sai cosa succederà adesso? Si trasforma in Oni. Ma secondo te... Adesso già... prova a verificare se... No, io ho paura. Devi farlo. Vabbè, ho salvato. Sì. Non lo esamina male. Cioè, prova a salire. Prova a salire. Prova a spostare la sedia. Non okay. Si sposta neanche. L'amicizia. Allora, prova prima a fare quello. Che cosa? È questo? Ecco, vale. Sicuro. Ecco. Una cassaforte. È la password o un cuore? Non lo so. Sono tre cifre, quindi probabilmente... Quella del pianoforte. 279. Era 269. 269. Vabbè, non vedo. No, vabbè, sì. Vabbè, non si trasformerà finché non apro la cassa, poi appena apro si trasforma. Dici? Quindi sappiamo, non sappiamo prima. Io direi prima di uscire con l'isola. Perché salvare questa stanza, cioè, provarci dopo in questa stanza non... Ok. Ok, chiudiamo allora il video. Sì, salvi e chiudiamo. Perfetto. Ok, con il trionfo sulla Oni senza nascondigli chiudiamo, vabbè avete capito, in italiano era pessimo, avete capito che cosa vuol dire, e chiudiamo questa meravigliosa puntata. Vabbè, allora vi ringrazio per l'attenzione, mettete mi piace, commentate sempre se vi va, però vi prego, cioè però un click non mi cambia la vita, e entrate sì. E no, nient'altro, vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata. Ciao, ciao, ciao.